Cari Ottoliner, oggi c'è da festeggiare. Auguri, auguri! Ormai è assodato, l'Occidente sta trionfando. L'annunciava entusiasta ieri Il Foglio con un bel titolone a 6 colonne in primissima pagina. L'anno orribile di Russia e Cina passa tutto da una scommessa fallita. Mostrare al mondo la debolezza dell'Occidente, scrivevano. Avevano scommesso entrambi sulle debolezze dell'Occidente. Avevano scommesso entrambi sulla fragilità delle democrazie liberali. Ma Cina e Russia ora devono affrontare una verità difficile da digerire. L'Occidente ha resistito contro Putin. La NATO è rinvigorita. L'esercito russo è prostrato. E Putin è sotto assedio. Russia e Cina hanno immaginato di poter far esplodere le contraddizioni dell'Occidente. Ma sono le società aperte ad aver mostrato quello che né Putin né Xi Jinping potranno mai ammettere. Le autocrazie non sono un modello più efficace delle democrazie liberali e quando commettono errori grossi hanno bisogno della manina dell'Occidente per tirarsi fuori dai guai. Come ai tempi di Faccetta Nera, l'uomo bianco non solo è portatore di una civiltà superiore, ma è anche pronto a metterla a disposizione delle civiltà inferiori per tirarle fuori dai guai in cui si infilano continuamente. E pensare che io l'avevo capita in maniera un po' diversa. 9 mesi dall'invasione dell'Ucraina, Vladimir Putin sta iniziando a frantumare l'Occidente, scriveva Politico giusto qualche giorno fa. Funzionari europei di alto livello sono furiosi con l'amministrazione Biden e accusano gli americani di trarre profitto dalla guerra, mentre i paesi europei soffrono. Il Cremlino verosimilmente accoglierà con favore l'atmosfera avvelenata che si respira tra gli alleati occidentali, scrivevano, per poi riportare una domanda che si faceva un diplomatico europeo. Washington è ancora un nostro alleato? Ancora più diretto, come sempre, Libero. L'Occidente si spacca tutto, titola. Nonostante lo sforzo corale della propaganda, che oggi cerca di consegnare un quadretto idilliaco del viaggio di Macron negli USA, secondo Libero, il presidente francese, poco prima dell'incontro con Sleepy Joe, avrebbe sottolineato come i sussidi dell'Inflation Reduction Act, con i quali l'amministrazione USA sta cercando di regalare l'ennesimo gigantesco vantaggio competitivo alle aziende americane, rischiano appunto di spaccare l'Occidente. Ma non solo, Macron avrebbe anche sostenuto che gli USA non devono fare con la Cina quello che hanno fatto con la Russia, scatenando una guerra, reale, fredda o economica che sia, per procura a scapito dell'Europa. Insomma, secondo Libero, l'unità granitica occidentale di cui si parlava a inizio guerra in Ucraina non è mai di fatto esistita e adesso, dopo un anno di inflazione e 10 mesi di conflitto, è diventata praticamente una parodia, anche quando si parla della strategia nei confronti di Taiwan. Secondo Foreign Policy, gli Stati Uniti sono sempre più preoccupati da una potenziale invasione cinese dell'isola, forse già dal 2027. Washington non si aspetta una reazione militare dai paesi europei, precisa l'articolo, ma spera che l'Europa aiuti a dissuadere la Cina dall'uso della forza e che sia pronta a introdurre sanzioni nell'ipotesi di un attacco. Per mettere i paesi europei nella condizione di farlo, gli USA, sostiene sempre Foreign Policy, dovrebbero aiutare l'Europa a rendersi sempre meno dipendente dai rapporti economici con Pechino e invece approfittano delle difficoltà economiche che hanno in buona parte causato per arricchirsi tra gas liquido venduto a caro prezzo e boom dell'export di armamenti. E poi quando Scholz o Charles Michel, su pressione delle aziende tedesche in particolare ed europee in generale, decidono di andare a fare visita a Xi Jinping per limitare i danni, gli danno dei traditori. Una forma di bullismo che ai revanchisti francesi e al neogollista Macron non va tanto giù. La Francia si vede come un fattore di equilibrio, continua Foreign Policy, respinge la logica dei blocchi contrapposti e si pone nei confronti dei paesi dell'Indo-Pacifico come la promotrice di una specie di terza via che vuole rinforzare un sistema internazionale basato sulle regole e rispettoso della sovranità di tutti i paesi. È come se fossimo in una giungla e ci fossero 2 elefanti che stanno diventando sempre più nervosi,
ha affermato Macron al summit dell'APEC che si è tenuto a Bangkok 2 settimane fa. Quello dove Biden ha deciso di non presentarsi per assistere al matrimonio della nipote a Washington. Se cominciassero a combattersi tra loro, ha continuato Macron, sarebbe un problema per tutta la giungla, perché è necessario che tutti gli animali della giungla cooperino. Ultimamente sempre più persone sostengono che esistono 2 ordini distinti nel mondo. Stai con la Cina o stai con gli USA? È un errore enorme. Per entrambi gli ordini mondiali ce ne dovrebbe essere soltanto uno, ha sottolineato. Le cautele europee sono solo il primo ostacolo che l'amministrazione Biden deve affrontare per concretizzare la sua strategia per la questione Taiwan. Il governo USA e i membri del Congresso temono che il conflitto in Ucraina stia rallentando gli sforzi per armare Taiwan proprio mentre le tensioni con la Cina si intensificano, scrive il Wall Street Journal. Proprio mentre gli USA buttavano benzina sul fuoco delle tensioni attorno allo stretto, Washington accumulava la bellezza di 19 miliardi di arretrati nelle forniture di armamenti. Già nel 2015 era stata concordata la fornitura di 208 Javelin e di 215 missili terra-aria Stinger. Nessuno è ancora arrivato sull'isola, precisa l'articolo. Ciò nonostante, gli USA chiedono a Taiwan e agli altri alleati asiatici di aderire alla sua guerra tecnologica contro Pechino, a partire dallo stop all'export di microchip. Una richiesta impegnativa dal momento che la Cina rappresenta di gran lunga il principale acquirente al mondo e, secondo alcuni, anche dai risultati a dir poco opinabili. Secondo Dou Shen, il responsabile del settore intelligenza artificiale di Baidu, queste restrizioni nel breve termine dovrebbero avere un impatto limitato sulla nostra operatività e nel lungo termine potrebbero rappresentare un'ottima opportunità per le compagnie cinesi del settore. Noi come Baidu, ad esempio, ne abbiamo approfittato per sviluppare i nostri microchip che abbiamo iniziato a usare in modo massiccio e che abbiamo anche cominciato a vendere ad altri clienti. Come nel caso dei rapporti con i paesi europei, che cominciano a non poterne più, degli USA che chiedono sacrifici per sostenere lo sforzo bellico in Ucraina, ma che poi approfittano della guerra per far guadagnare una montagna di quattrini alle loro aziende, anche gli alleati asiatici cominciano a sospettare che la guerra tecnologica degli USA contro la Cina avvantaggi più le aziende americane di quanto non penalizzi concretamente Pechino. E così il mal di pancia aumenta. In particolare a Taiwan, che deve proprio al suo ruolo di primissimo piano nel settore buona parte del suo status di potenza industriale regionale. E dove, come vi abbiamo anticipato già ieri, alle elezioni amministrative di sabato scorso, il partito più filo USA e anticinese ha subito la peggior sconfitta degli ultimi 35 anni. Ma l'insofferenza è sbarcata anche in Corea del Sud, dove sono riusciti a ottenere una proroga di un anno. E anche in Giappone, dove secondo Asian Nikkei, l'establishment non ne può più del disaccoppiamento dalla Cina imposto dagli USA. Ma dove la divisione rischia ogni giorno che passa di superare il punto critico è all'interno dell'Unione Europea stessa. Come ricorda sempre Libero, da una parte il presidente del Consiglio Michel, vicino alla linea di Macron, dall'altra la presidente della Commissione von der Leyen, considerata un burattino di Biden. Le due massime cariche dell'Unione non sono mai state così lontane. La von der Leyen, intanto, ne ha raccattata un'altra delle sue. Mercoledì sera ha pubblicato un video dove chiedeva l'istituzione di un tribunale speciale per indagare sui crimini di guerra russi in Ucraina. Dopo la risoluzione sulla Russia sponsor del terrorismo, un'altra prova provata di come la fazione europea più filoatlantista è disposta a tutto pur di non far terminare il conflitto. Ma il bello deve ancora venire. Perché nel video, ingenuamente, al solo scopo di rafforzare la sua tesi, a un certo punto menzionava le perdite patite fin qui dall'Ucraina. Si stima, aveva dichiarato, che fino ad oggi siano stati uccisi più di 20.000 civili e oltre 100.000 militari ucraini. Ma dopo qualche ora questo passaggio era scomparso. Cosa è successo? È successo che mangia piccia! È successo che nel frattempo è intervenuto uno dei consiglieri di Zelensky. Le cifre della von der Leyen sarebbero sbagliate. I morti ucraini sarebbero poco più di 10.000. Ma cosa dico 10.000? Facciamo 5, 3, 1000! 1000! In realtà la stima dei 100.000 è esattamente la stessa che poco prima aveva fatto anche il capo dello Stato Maggiore Congiunto USA, Mike Milley. D'altronde è normale, il capo si può sempre prendere delle libertà che al fedele servitore non vengono concesse. A questo punto ci manca solo l'intervento di Mr. Tagliasprechi Cottarelli,
che denuncia l'inutile duplicazione degli uffici stampa e propone di delegare al governo ucraino tutta la comunicazione delle istituzioni europee. A parte questi teatrini imbarazzanti, comunque le divisioni in seno all'Europa probabilmente affondano le loro radici ben più in profondità. A sottolinearlo con toni decisamente allarmistici è Jacques Attali, vecchia eminenza grigia di Mitterrand. Una guerra tra Francia e Germania torna ad essere possibile, ha scritto sul suo blog personale. Secondo Attali, tra Francia e Germania c'è una profonda divergenza di interessi strategici difficilmente sanabile. La Francia, unica potenza nucleare dell'Unione, con seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, non ha un problema strategico militare, ma economicamente è troppo debole per poter sopravvivere in un mondo ultracompetitivo e per non fare la fine dell'Argentina ha bisogno dell'euro. Quindi è sovrana dal punto di vista militare, ma non dal punto di vista economico. La Germania, al contrario, è sovrana economicamente, ma non militarmente, e quindi non ha alternative concrete dal gettarsi sempre più tra le braccia degli americani. Secondo Attali, quello che ha impedito negli ultimi decenni che questa divergenza sfociasse in un conflitto vero e proprio è la memoria storica da parte delle classi dirigenti di entrambi i paesi delle tre abominevoli guerre che li hanno ripetutamente messi in ginocchio nell'arco di un secolo. Una memoria che le classi dirigenti di oggi non hanno più. Pensano che la pace tra i due paesi sia un fatto assodato e garantito per il prossimo secolo e che quindi si possano prendere serenamente strade divergenti senza correre grossi rischi, scrive. Purtroppo, sentenzia, è drammaticamente falso. Se non riprendiamo la strada dell'integrazione europea, continua, facendo ognuno concessioni all'altro, tutto il lavoro degli ultimi 60 anni andrà perduto e una nuova guerra tra Francia e Germania diventerà di nuovo una possibilità entro la fine del secolo. E sicuramente i nostri nemici o i nostri concorrenti, da Washington a Londra, da Mosca a Pechino, non perderanno l'occasione per soffiare sul fuoco, conclude. Insomma, l'annuncio entusiasta del foglio da cui siamo partiti potrebbe non essere fondato su un'analisi esattamente lucidissima di cosa bolle in pentola. Però, da aspirante troll professionista al servizio della propaganda dei regimi totalitari, devo ammettere che la chiusura del pezzo l'ho apprezzata parecchio. Meno propaganda, più Occidente, scrivono. Se oltre che trovarlo poco corretto, il suprematismo culturale dei liberal occidentali t'ha anche proprio rotto i coglioni, aiutaci a costruire il primo vero media che ribalta questa narrativa imbarazzante. Aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E se volete festeggiare il Natale da veri Ottoliner, venite a fare incetta delle magliette e delle felpe più trendy del decennio su www.ottolinatv.it. E chi non aderisce è Ursula von der Leyen. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.